Che cosa facevi da militare? Obbedivo agli ordini. Come fai adesso? Ne vuoi un altro? No, grazie. Non sei curioso di me? No. Perché no? Mi sono già informato. Oh. E chi sono? Un'ambiziosa. Vieni qui con noi. Ciao, tesoro. Come va, tesoro? Chi è il tuo amico? Cliff Herbie. Mio padre, Bill Winter. Come sta? Bene, grazie. Champagne? Sì, per favore. Bene. In compagnia si beve meglio e di più. Ah, e poi ce lo siamo guadagnato, ce lo meritiamo. Mi piace la sua piscina. Eh? Ah, sì. Scusi. Mia figlia Annie, signor Herbie, Fred Ward. Chiamami Bob. Sì. Io la conosco, signor Ward. Lei era un socio di John Singer. John Singer? Quando lo ha conosciuto, John Singer? Mai visto. Sto indagando sul suicidio. Indagando? Sono un investigatore privato. Santo cielo! Deve essere una vita eccitante. Sì, non mi lamento. La moglie crede che lui sia ancora vivo. Marion crede che sia ancora vivo? Povera Marion, sarà affranta dal dolore. E lei l'ha conosciuto? Sì, certo che l'ho conosciuto. Qualche anno fa, mi pare. Alla nostra età le persone si dimenticano. E uno che si chiama McCleary lo conosce? McCleary? Sì, McCleary. Era in affari con Singer, come lei del resto. John aveva parecchi affari in giro con parecchia gente. Da noi però veniva con i progetti più importanti. Risposta intelligente. E questa è la forza della gente come lei. Stare tranquillo e dare risposte intelligenti. Come vi siete conosciuti? Per Bruce Embry. Embry? Povero ragazzo, che brutta fine ha fatto. Evidentemente i nastri su Singer gli hanno portato male. Io ammiravo Embry, per la verità. Anche se qualche volta... Ecco la tua barca, papà. E così noi ce ne andiamo. Grazie per il drink. Grazie a lei, Cliff. È un uomo capace. Molto capace. Grazie a lei, signor Herbie. Perché non mi hai detto che Bill Winter è tuo padre? Non me l'hai chiesto. Chi è McCleary? Un criminale. Lo sai, non riesco a decidere se tu mi piaci o no. Ma certo che ti piaccio. Io sono piacevole.